situazione scuole, aumentano i contagi negli istituti di Torre del Greco, lei ha paura? Sono molto preoccupato in quanto i contagi stanno salendo e non so se sia stato un bene riaprirle o meno. Oddio, la cultura, cioè la formazione è importante, i giovani sono il nostro futuro, però a queste condizioni diciamo sarei più per la prudenza e praticamente chiuderle ancora per un po' e poi dopo, non appena diciamo, si assesta un po' la situazione, diminuiscono i contagi, c'è questo piano di vaccinazione e poi dopo riprendere a pieno regime. Lei ha fiducia in questo vaccino? Sì, anzi non le nego, cioè, sarei il primo a farmelo fare, no? Adesso tempi permettendo ovviamente perché c'è un piano in cui verranno prima vaccinati gli over 80. Sì, comunque sono fiducioso anche perché ce la siamo visti brutta, ho conosciuto parecchie persone positive, sono state veramente male, quindi sono il primo a farmelo fare. Non pensi che sia stato il caso di aprire ancora le scuole? Dal mio punto di vista può darsi che anche sbaglio, però penso che hanno fatto una cosa sbagliata. Presto si spera arriverà anche per lei il vaccino, lei è fiducioso, si vaccinerà? Io sì, se arriverà e me lo faranno, io lo farò senz'altro, anche per rispetto ad altre persone, perché se è efficace realmente è un peccato non farlo, penso che la cosa più opportuna sia quella di farlo, tutti quanti non si dovrebbero tirare indietro. Non è, bisogna avere paura, ma bisogna risolvere questi problemi, perché la pandemia si sta espandendo pure fra i giovani. E praticamente non risolve nessun problema se non si mettono i ragazzi in sicurezza. I ragazzi bisogna seguirli e bisogna tenerli lontano l'uno dall'altro nelle condizioni dovute per non avere il contagio, perché molti non mettono la mascherina oppure la tolgono strada facendo. Lei si vaccinerà? Ha fiducia in questo vaccino? Quando arriverà il mio turno lo farò, tutte le situazioni che si stanno verificando nell'approvvigionamento del vaccino sono un po' deleterie e poco controllate. Situazione scuole, aumentano i contagi negli istituti torresi, lei ha paura? Sì, certamente sì, perché mio figlio fa il quarto liceo scientifico, dopo fatto un anno e mezzo di pandemia a casa, è ritornato a scuola per un giorno, è tornato a casa, perché purtroppo le scuole sono a rischio, poi non lo sappiamo come va a finire, ma giustamente abbiamo paura. C'è troppo assembramento, diciamo. A tutto ciò ci fa paura. Crede che sia più una responsabilità degli istituti nell'organizzazione o nella negligenza dei ragazzi stessi? No, non credo. I ragazzi si stanno comportando molto bene, a parte ci hanno paura pure loro. Io non credo nel sistema, come è stato fatto la situazione, perché per il resto va bene, ma non ha senso mandare adesso i ragazzi a scuola prima di non essere vaccinati, questo per me è il discorso. Ho delle nipoti che frequentano anche se istituti superiori, proprio poco fa mi è arrivata notizia di altri casi positivi. Sì, la paura ci sta. Tutto è anche purtroppo un po' di responsabilità da dare agli alunni stessi, soprattutto quando sono già un po' più grandicelli. Ma il popolo in genere è un po' indisciplinato, perché è la correlazione intorno, sono i fattori ambientali, non è la scuola in sé che fa paura. E riguardo il vaccino, una delle armi, se non la più importante arma nella lotta al Covid-19, lei è fiduciosa nonostante i ritardi registrati sia dall'Unione Europea che dal nostro paese? Sì, sono abbastanza fiduciosa. Io sono una delle fortunate che già ha fatto il vaccino, perché lavoro in ambiente sanitario, quindi diciamo che ho notato una certa celerità, molta professionalità, quindi un impegno abbastanza forte nel portare avanti la campagna vaccinale. Lo dico da interna perché l'ho visto veramente, seriamente mettere in pratica.